Siamo con la dottoressa Maria Assunta Palermo, direttore generale degli ordinamenti scolastici al MIUR, per quanto riguarda proprio il percorso del liceo biomedico. Dottoressa, cosa ci può dire di questo percorso e quali saranno gli sviluppi futuri dello stesso percorso? Dunque, il percorso della cosiddetta curvatura biomedica oggi è alla terza annualità, un percorso che nasce con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione e l'Ordine Nazionale dei Medici nel 2017 e ha visto sempre di più crescere l'adesione di tantissime scuole. Oggi abbiamo 140 licei scientifici e classici, perché inizialmente il percorso era nato esclusivamente per i licei scientifici, ma poi abbiamo ricevuto sia noi che l'Ordine dei Medici una richiesta anche da parte dei ragazzi dei licei classici, perché ovviamente anche l'orientamento, questo percorso è importantissimo perché ha questo monte ore di 50 ore annuali nell'ultimo triennio dei licei e consente attraverso sia un'attività di formazione in aula che laboratoriale e anche un'attività in presenza proprio nelle strutture ospedaliere, nelle strutture anche laboratoriali di analisi. Consente ai ragazzi proprio di sperimentare, di fare proprio delle vere e proprie simulazioni dopo aver acquisito un bagaglio, ecco, di competenze anche, diciamo, teoriche sullo studio anche delle scienze. Infatti molti docenti di scienze vengono impegnati in queste ore di formazione della biologia biomedica. Questo percorso riceve tanto successo da parte delle istituzioni scolastiche, adesione da parte degli studenti, in quanto orienta molto bene i ragazzi nella scelta del proprio futuro. L'iscrizione alla facoltà di medicina e chirurgia, che come noto è a numero chiuso, a numero programmato, consente anche ai ragazzi di capire se quella scelta, veramente quell'istinto che loro hanno dentro di loro, che li porta a dire voglio fare il medico, è corroborato poi da una reale corrispondenza a quelle che sono le proprie attitudini a svolgere quella professione. Quindi l'auspicio che io posso fare è che questo percorso vada avanti e quindi c'è tutta la volontà della direzione degli ordinamenti a continuare a migliorare sempre di più questo percorso e vediamo a mano quelli che potranno essere casomai correttivi che servano sempre a migliorare l'adesione a questo percorso. Grazie tante e buon lavoro, dottoressa. Grazie a lei.